Benvenuti sul nostro canale, Fratelli e Sorelle in Cristo. Un noto sacerdote nordamericano ha avuto una visione nel gennaio 2024 e ha ricevuto un messaggio, presumibilmente da Dio, riguardante un'operazione imminente per ridurre drasticamente la popolazione mondiale. Questo ci ricorda le indagini di Serge Monast negli anni 90, che avvertiva dei piani di certe élite per esercitare un controllo assoluto, come descritto nella sua opera influente, I protocolli di Toronto, e il piano maestro per l'unificazione di tutte le religioni tramite il progetto Blue Beam. Ricordati di mettere mi piace, commentare e condividere il video. Veniamo a noi. Riportiamo questo argomento non solo per mera curiosità, ma per fornirvi materiale per il discernimento. Apparentemente, azioni benigne potrebbero nascondere piani sinistri per ridurre la popolazione in modi innaturali. Esiste un piano per unificare tutte le religioni sotto un unico controllo attraverso il progetto Blue Beam. Fate attenzione a ciò che vi stiamo per raccontare e ricordate che il discernimento è il vostro scudo. Iniziamo ora con la storia della visione di padre James Allman. Serge Monast, il giornalista investigativo canadese, è la prima persona in questa storia. Nel 1994 pubblicò i risultati della sua indagine più significativa, il progetto Blue Beam, proclamando la seconda venuta di Cristo. Egli rivelò il piano dell'élite di riunire tutte le religioni del mondo. La sua opera più approfondita, I protocolli di Toronto 666, fu poi pubblicata nel 1995. In essa, affermava che un'organizzazione massonica nota come 666 si stava riunendo da 20 anni per creare un nuovo ordine globale e esercitare un controllo mentale sulla popolazione. Monast morì nel 1996 all'età di 51 anni e coloro che lo conoscevano affermarono che fu eliminato per impedirgli di proseguire. Nei suoi protocolli di Toronto 666, Monast dettagliava la pianificazione dell'élite di un nuovo sistema internazionale di governo. Nel 1995 rivelò che un gruppo della loggia più potente del mondo, chiamata 666, si riuniva da decenni per stabilire un nuovo ordine mondiale e che il 2023 sarebbe stato l'anno del lancio di questo nuovo sistema di governance globale. Secondo Monast, il piano si basava sul controllo dell'economia mondiale tramite debito e inflazione, la manipolazione dei processi politici all'interno delle nazioni e il controllo internazionale dei media per gestire l'opinione pubblica e diffondere propaganda e religione per manipolare le masse. Monast elencò diverse azioni concrete, come l'istituzione di una valuta globale unica, lo smantellamento dei confini nazionali, la repressione della religione tradizionale, la gestione della cultura e dell'educazione e l'avanzamento delle tecnologie per il controllo della produzione e del cambiamento climatico. Secondo i protocolli di Toronto, le élite vedevano la religione tradizionale come una minaccia alla loro visione di una nuova società e sostenevano che, se soppressa, le masse sarebbero state più semplici da governare. Puntavano quindi a stabilire una religione mondiale fondata sull'adorazione dell'uomo. Questo ha a che fare con la sua critica al progetto Blue Beam. Le forze diaboliche tenteranno di manipolare il concetto cristiano di coscienza come avvertimento o illuminazione, creando una simulazione che distoglierà l'attenzione degli spettatori verso l'anticristo. Lo scopo del progetto Blue Beam era di stabilire una religione centrata attorno a un messia artificiale per solidificare l'autorità del nuovo governo globale. Comprenderebbe due cose. Prima, una simulazione tecnologica della seconda venuta del messia. Secondo, le persone sarebbero portate in un modo simile al rapimento e, secondo la religione protestante, salvate dalla tribolazione e portate in paradiso. Usando animazioni al computer ed effetti sonori che sembrano emergere dalle profondità dello spazio e del nostro cervello, useranno il cielo come uno schermo di proiezione olografica. Ogni credo assisterà al proprio messia. Una parte di questo fu vista dal sacerdote americano padre James Allman il 13 gennaio 2024. Stava studiando la Bibbia quando gli accadde qualcosa di straordinario. I familiari terreni della chiesa scomparvero, lasciando uno spazio aperto che includeva un campo pieno di innumerevoli palline da golf, che si estendevano a perdita d'occhio coprendo il paesaggio. Ogni pallina da golf era posizionata con tanta cura da sembrare che qualche forza invisibile dirigesse eventi oltre la sua comprensione. Nuove palline apparivano sul campo in un istante,
ma i loro colori vivaci si distinguevano nettamente dalle bianche. Guardando le palline colorate, vide che si muovevano nel campo con uno scopo, a differenza di quelle bianche che erano immobili. C'era sempre una sensazione di confusione dietro una pallina bianca che svaniva nell'aria ogni volta che una pallina colorata si fermava vicino a essa. Le palline colorate sembravano avere un potere segreto che faceva sparire quelle bianche. Quale messaggio era nascosto dietro questo? Si chiese. A questo punto, udì la voce del Signore rivelargli la vera natura di ciò che aveva visto. Il Signore gli rivelò che ciò che aveva visto era un'anticipazione di un momento futuro, segnato da un'agenda sinistra orchestrata da certi individui autorizzati a compiere atti malvagi. Le palline da golf colorate erano rappresentazioni simboliche delle persone sulla Terra e l'azione era generata da individui corrotti con intenzioni malevole, autorizzati a eseguire un piano nefasto. Questi gruppi privilegiati avrebbero partecipato al rapimento di persone di varie età, mascherando le loro azioni come un falso rapimento. Il pubblico sarebbe stato indotto a credere che le anime rapite fossero salite in cielo nel rapimento, che i protestanti affermano consegnerà i cristiani devoti dalla tribolazione, mentre le anime rapite sarebbero state mandate in un luogo segreto, lontano da occhi indiscreti. Secondo quanto il Signore avrebbe rivelato a lui, lo scopo ultimo di questa operazione era ridurre significativamente la vita umana, aprendo così la strada a coloro che sono al potere per esercitare un maggiore controllo sulle persone. Mentre i dettagli del loro piano erano ancora sconosciuti, l'ambizione, l'avidità e una sete insaziabile di potere erano le forze motrici fondamentali. Naturalmente, molti dubbi rimangono su questa visione. Padre Alman intendeva specificamente rendere nota la possibilità di simulare un rapimento per ridurre la popolazione mondiale, o era semplicemente un'allegoria per avvertire che alcune persone malvagie stanno pianificando la riduzione della popolazione in modo innaturale? Grazie per averci seguito. Alla prossima. Che Dio vi benedica.